Buongiorno a tutti quanti, buona domenica. Io sono qui che sto preparando il pollo con le patate da mettere in forno e ho deciso di fare questo video, intanto dovevamo fare un vlog, anche per chiedervi un attimino cosa ne pensate dei nostri video, se c'è qualcosa che secondo voi dovremmo cambiare, ad esempio, non lo so, non vi piacciono dove parliamo troppo, oppure se non vi piace dove stiamo zitti, ci sono solo delle riprese. Se vi piacciono i mukbang, tutto quello che avete visto. O se avete idee, fatecelo sapere, noi cercheremo di accontentarvi. Un'altra cosa che volevo chiedervi è se per caso vi possono piacere delle video ricette. Perché io forse ne ho fatta solo una. Sì, ne ho fatta una con mio nipote, che ve la metto poi qua sopra. E se può essere una cosa che vi piace, magari potremmo fare qualcosina. Questo qua è più che altro un vlog, quindi chiacchiericcio. Oggi, tra le quali, dovremo anche poi mettere su quella cosa che abbiamo preso all'IKEA, da mettere dentro tutte le cose in bagno, coltello trovato. E in teoria dobbiamo anche pulire un po' casa. Quindi magari faremo vedere un attimino cosa usiamo per pulire la cucina o il bagno. Ecco, se vi possono interessare anche dei video così, perché io ne vedo tantissimi dove magari vi diciamo cosa usiamo, prodotti, eccetera, scrivetelo sotto che provvediamo. Non voglio uccidervi, però. Quindi, sto tagliando le patate, il pollo è già lì, intanto si scongela ancora un po', che ieri siamo andati a Porta Palazzo a fare la spesa. E siamo andati a prendere anche un po' di carne dalla nostra amica che andiamo sempre, che si chiama come me, si chiama Katia. Aiuto. Ok, come vedete non mangiamo sempre molta carne, nei video ogni tanto si vede, perché io non sono amante delle bistecche, quelle proprio di sangue, sangue, sangue. Io preferisco magari la salsiccia, preferisco il pollo, così fusi, qualsiasi altro, in qualsiasi altro modo. Mi piacciono di più le cose polpette di ceci, queste cose qua, ma non perché sono vegetariana, assolutamente. Però non sono una di quelle che mangio solo carne e basta. Sinceramente, invece Manuel è già diverso. Mi piace molto di quella carne che polpette di ceci, anzi, se voi chiamate polpette di ceci o hamburger di ceci, vi uccide. Perché solo la carne si può definire polpette hamburger. Adesso lui di là che sta facendo un po' il pelandrone, diciamo. Si guarda la TV, si guarda il telefono, no, il telefono ce l'ho io per registrare, quindi no, non guarda il telefono, assolutamente, perché sennò come fa? Un'altra cosa che forse mi potete essere utili, sapete che noi abbiamo il gatto, non capisco, penso sia in calore perché miagola, eccetera, ma fa pipì fuori dalla sabbietta. Io non capisco se è perché abbiamo cambiato la sabbietta, infatti adesso domani vado a comprarla, quella che prendevamo già, se sono dispetti. Non ne ho idea, se c'è qualcuno che ne sa di più, ben venga nei suggerimenti perché non sappiamo più cosa fare. Che veramente, pipì, non sempre, però soprattutto la sera. Cioè si mette e fa pipì. Io pensavo fosse la sabbietta sporca, gliel'ho cambiata, niente. Anche perché io ogni 2 giorni proprio cambio tutto, oltre a togliere giorno in giorno quello che devo togliere. Forse non era il caso parlare di queste cose nel video del cibo, però mi è venuto da chiedervelo. Un secondo. Ho sciacquato un po' le patate, così adesso io le metto tutte attorno. Quindi, mettiamo le patate. Voi come fate il pollo? Noi di solito non mettiamo molto, cioè, a me piacerebbe col curry, con
La paprika, eccetera, ma non è molto da questi gusti, lui è molto più sul classico. Invece io sono un po' più per cose più etniche. Ecco, la cosa che gli piace a lui è il sushi, tanto, tanto sushi. Comunque, sì, ci sono solo 2 orette perché non è che mangiamo molto, quindi come abbiamo detto nel video del mukbang che vi lascio sempre qua sopra. Non mangiamo molto e sinceramente Manuel non può nemmeno mangiare molto per la questione della sua malattia. Che poi faremo un video così magari spieghiamo bene bene bene. Allora, cosa importante, mi hanno consigliato di mettere un po' di pan grattato sulle patate perché le rende un po' più croccanti. Quindi vado a prendere il pan grattato che mi sono dimenticata. Ok, prendiamo un po' il pan grattato, glielo mettiamo un po' sopra, non tantissimo però. Ok, non lo metto sul pollo perché ho paura che qui rimanga troppo secco. Un po' di olio. Quasi mai lo compriamo, c'è mia suocera che me lo porta, che lei lo ordina online, mi pare, da qualche parte. Quindi abbiamo sempre le diverse bottiglie, ma non è mai quello che dice sulla confezione. Allora, un po' di sale, come vedete è molto molto basico, niente di che, io ve lo farò con la paprika, ma mi ha chiesto no, non farlo con la paprika. Sì, ne metto tanto, ma per il semplice motivo che non sale questo sale, non so perché. Non è quello della confezione perché abbiamo travasato l'altro. Un po' di pepe. Mamma mia. Ok. E inforniamo, perché sennò qua non mangiamo più. Andiamo a fare questo. Ok. Perfetto, il pollo l'ho messo a cuocere. Vado a tagliare la roba stesa in bagno, che poi devo stendere l'altra perché fuori fa freddo e non si asciuga. Mi porto con me di là. Devo tagliare questa roba qua e metterla poi a posto, che devo stendere l'altra roba. Però la stendo sull'altro stendino che è più grande. Però tanto devo toglierla asciutta, dopo mi devo lavare i capelli, quindi è inutile tenerlo qui. Una calza, solo una. Ogni tanto lavo una calza perché metto tutto insieme, ciao. Mi sembra logico. E mutande, magari sull'altro stendino può essere. Allora, oggi dobbiamo mettere, come dicevo, forse l'ho detto prima, non mi ricordo, dobbiamo mettere come si chiama? Il portaoggetti che abbiamo preso all'IKEA, che c'è nel video vlog, lì, non mi ricordo, ne stiamo facendo talmente tante che non mi ricordo. E dobbiamo metterlo su, che in teoria lo dobbiamo mettere qua. Perché il bagno è troppo stretto e quindi non ci sta niente. Lì vicino alla porta, Manuel a volte arriva con lo zaino, quindi lo butterebbe giù dopo 2 secondi. Qua tanto quanto ci passa meno a volte, quindi secondo me è molto molto meglio. Allora, eccoci qui. Noi stiamo andando da Valentino, Sì. che c'è anche il suo compagno, così lo salutiamo, che è un po' di tempo che non lo vediamo. Così giriamo anche un pezzo di video a casa sua. La Sì, e poi dobbiamo andare a comprare la sabbietta. sabbietta. Come ho detto prima, non riesco a capire perché il gatto fa pipì fuori, ma pazienza. Io ci ho male un occhio. Tu non ti sei fatto vedere tutta la mattina in realtà. Ce Che bello sto posto. l'ho con te. Sì, lo so. Perché è Qua va meglio stato dormire. sul divano a poltrire Tutto il giorno. la mattinata, È però domenica. stasera quando arriviamo,
mi deve mettere a posto quella cosa che vi dicevo prima nel bagno. Devo mettere su, fare due buchi e mettere due tasselli per mettere quella cosa che abbiamo comprato all'IKEA. Esatto. Andiamo, andiamo, andiamo. Tra un po' mi investe, va bene così. Però io volevo far vedere un attimo la... Oddio. La lavazza. Gira di lì. No, ma... Gira il... questo di qua. No. Ma non vedo cosa scusa, sta. C'è la modalità per poter girare. Ma si stoppa. No. Non puoi girarla mentre stai facendo il video. Ah. Beh, strana sta cosa. Aspettate. Ok. Ecco la lavazza. Molto bella, eh. Mastodontica. Sì, a livello ingegneristico è la fine del mondo. A me piace un sacco. Esatto. E questa è la strada per andare da Valentina, che ovviamente siamo vicine, quindi non abbiamo preso la macchina, poi la macchina in questi giorni è caput, e quindi ce la facciamo a piedi. Fino al 13 il meccanico non rientra. Sì, fino al 13 non rientra, quindi siamo senza macchina per forza. Guarda che sono struccato. Stronza. Stronza. Ciao. Ciao. Giuro che se sta roba va a finire. Ciao. Ciao. Devo impastare la pizza. Come devi impastare la pizza? Sono senza trucco, senza sopracciglia. Mi devo lavare i capelli. Se vuoi fare il vlog, devi farti vedere senza trucco anche. No. Sì, sì. Ciao, Gabbo. Ciao. E io devo fare i capelli sistemati. Sì, grazie. Sono dei. Ciao, Gabbo. Ciao. Quando è che fai di nuovi video? Appena guadagno qualcosa. Vedi tipo il sito. Amica? Però guarda, sito, Amore Cucina. Guarda tu lo vuoi, me la scrivo. Va. Fino all'altro. Guarda. Oh, sì. Vuoi? Fino all'altro giorno non mi rimandava neanche sul sito, capisci? Non lo so. Non lo so, magari è un bug. Perché a volte sono solo bug di sistema. Tra poco faccio la pizza che tra due giorni però è il compleanno. Se non metto lo short link, che cosa dovrei mettere? Non l'hai ancora fatta la ricetta su Amore Cucina della pizza? No. Deve farla. Vero che deve farla? Sì, sì. Valentina è preoccupata, non so di cosa sono preoccupata. Prossima ricetta, il pulled pork. Sabato prossimo. No, col cavolo, mi devi fare la red velvet per il compleanno. Facciamo anche il pulled pork della ricetta. Due ricette. Noi siamo tornati a casa. Sì? Sì, e non lo vedete perché non riesce a riprenderlo. Sono qua. Allora, io sto mangiando un muffin. Sono le sei, ma sto mangiando un muffin perché poi dobbiamo ancora fare i buchi nel muro per mettere quella cosa in bagno. Non è che tardi, mi sono messa la resina sulle tue. E poi dobbiamo pulire i funghi champignon. Poi ho aggiustato, dimmi cosa ho fatto. No, dillo tu, io sono. Ho aggiustato il basculante del gatto per far uscire il gatto fuori, che... Si è rotto il basculante del gatto, quello per far uscire la porticina, per far uscire il gatto fuori sul balcone. E allora suo papà mi ha dato della resina, ho messo la resina e l'ho aggiustato. Speriamo tenga, tra 24 ore vi farò sapere. E poi devo sempre aggiustare il treppiede, anche quello, vedremo se funziona, no? Lei mangia, guardate che mangia. È storto. Ma sì, lo so che è storto, ma è sempre storto sto cellulare. Lì. Vabbè, adesso finisco di mangiare. Guardate chi c'è qua, il Pups. Finisco di mangiare questo, vieni. Poi... No, dove vai? Andiamo a mettere su quella roba là e riprendiamo. A dopo. Eccoci qui. Ci sarà un riverbero e poi lo so. Aiuto. Tieni sta roba tesa. Sì. Ma non devi fare dei disegnini sul muro, fai prima. Allora ogni prendo una matita. Sì. Allora. Siamo nani. Thank you.
Sì, allora, tutto questo casino per mettere a posto le cose che sono qua sopra che non mi piacciono. Troppa confusione, adesso speriamo che non cada. Ma tutto cadere quanto? No, legge 45 kg. Sì, ma sai. Appenditi? No, appendermi no. Comunque, qua c'è il phone. Oh, guarda che carino. Poi, tutta sta roba. E anche le 14 piastre che hai messe là? Le 14 piastre che ho lì, ne terrò una e poi... L'altra la regalo. L'altra la regalo a Monica, visto che ci segue sempre su YouTube, eccetera. Ok, questa è la piazza dove ci sono 300.000 inserti. Ma metti anche la mia macchinetta lì? Se vuoi la metto qua. Sì. Adesso metto tutti gli inserti lì. Toglia dalla plastica. Per fare le onde. Cioè, me l'hanno regalata, non l'ho ancora usata da sola. L'ho usata per fare i capelli a mia sorella, ma io non l'ho ancora usata. No, cavolata. Ho fatto un video che poi non è uscito. Questo si può buttare, no? Che cosa sono? Pinzette! Servono le pinzette. Sì, ma ricordati dove le metti. Ah, le metto in alto. Ha detto i cartoni. Mettigli insieme anche le sue istruzioni, non si sa mai nella vita. Ok, istruzioni. Tom. Sì, dai. Mettile dentro. Vai. Ma non ho solo spazio. Ma no. Le altre piastre le lascio lì, poi le darò via. Ne terrò giusto una. Tieni quella che ti ho regalato io. Vai. C'è anche questa. Quella è la riccia capelli. Sì, però c'è già questo. Quella te l'ho regalata. Quale? Queste lasciamole qua per adesso. No, no, mettile lì, l'abbiamo preso apposta. No, non ci stanno tutte, questo è già pieno. Ma mettile sopra, chi se ne frega? Chi se ne frega? Sopra non ci sta. Sì, ci sta, ci sta. No, fammi mettere prima il tuo. Allora, me lo grado. Mio. No. Questa intendevi? Sì, c'ha anche tutti gli inserti. Sì, gli inserti. Questi qua? Sì. Ce ne sono due. Sono pieni dei tuoi capelli, eh. Vabbè. Lo mettiamo qua. Ma se ne mettiamo uno qua sopra, sì, così poi sì. Lo vediamo, perché sennò... Ok. Poi c'è l'altra macchinetta. C'è l'altra macchinetta. Quella là è proprio per i capelli, quella è per la barba. Sì, e via però il suo cartone, eh. Sì, sì, il cartone lo leviamo. Occupa solo spazio. 2 anni che è lì. Madonna, che casino. Io avrò tante piastre, ma tu hai... psicosi. Allora... Tutti i suoi inserti? Un attimo, che li trovo. Un attimo. Quanti ne ha? Tantissimi. Che è successo? Mettili nella sua custodia? No, non ci sta. Metti a fianco. No. O sopra. È già pieno? Sì, è già pieno. Ne ho già finito. Guarda chi c'è qua. C'è un brillo. Piccolo brillo. Poi ci sono ancora 2 tasche disponibili. Che cosa possiamo mettere? Aspetta che riprendo il piccolo brillo. Il piccolo brillo. No, cosa? Ma questo l'avevi lavato? Sì, certo. Sì, certo. Cioè, no, l'ho lavato. No, giusto per capire se posso riutilizzarlo. Sì, no. Che l'ho lavato. Poi vi racconteremo la storia. Altro, per adesso niente, posso mettere uno. C'è il gatto che si vuole intruffare nell'armadietto. Per adesso basta, anche perché... Basta, ci sono le lamette.
No. Troveremo cosa mettere. Abbiamo anche un armadietto, usiamolo. No, hai dimenticato il cenno. Cieno. E boh, finalmente montato. Allora, abbiamo montato così il bagno. E adesso vado a tagliare i funghi, dopo che li ho lavati, puliti, eccetera. E facciamo un'insalata con funghi, un po' di sarsetta, pomodoro. Spiego cosa sono i sarsetti, per chi non è piemontese. È un'insalata, che ne so io. Sì, non è l'invidia, no. No, sarsetti, guarda che fai ombra. Sarsetti, cerchiamo sarsetti. E poi mettiamo anche un avocado. Sperando che sia buono e non sia marcio. No, non credo. Ma secondo te ci sta bene con tutta sta roba? Il fungo? Sì. Sicuro? Certo. Ma i funghi non si condiscono olio e limone? Sì. E l'insalata olio e limone? Certo. Puoi non mettere l'aceto, puoi mettere il limone. Ma io l'aceto lo devo mettere. Ma anche con l'aceto li puoi condire, perché no? Adesso altrimenti scusa, facciamo questi con il limone e poi fai un po' di insalatina, così facciamo leggero. Sì. Vediamo che cosa ci viene da fare. Tanto adesso sono le e valeriana 7 meno un quarto e valeriana e sarsetta. Sì? E detto che è valeriana, no? O soncino. Quindi i sarset sono la valeriana, ho anche chiamato a soncino. Ho preso il contrario, il coltello non tagliava. Eccoci qui, abbiamo mangiato, sono le 9. Meno 5, stavo montando. Lo vedere subito. Volevamo parlare un attimino di... Aspetta. Scusate. Di Sanremo, ma mi sa che non parliamo di Sanremo perché sennò viene troppo lungo. Sì. Ma volevo farvi vedere una cosa. È un evento raro, non rarissimo. Non è vero. Sì, succede una volta ogni 1000 anni, una congiunzione astrale. Sta abbastanza vicino a noi. A te? Sì, sta vicino a me, ma perché io sono la sua mamma? Era Topi. Amore, ma quanto sei bello. E niente, quindi facciamo che salutarvi, Sanremo magari ne parliamo... la prossima volta, perché sennò sono già 25 minuti di video, abbiamo tagliato un sacco di cose. Sì. E cosa vuol dire? Vi salutiamo. Sì. Vi mandiamo un bacio. E ci vediamo. Ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Soprattutto iscrivetevi e commentate e continuate a guardare i nostri video. Ci vediamo nei prossimi. Ciao ciao.